No, perché sapevamo, ecco, le ultime apparizioni erano di una Juventus col tridente, di un Inter con il tridente, quindi evidentemente, anche se questa partita loro la giocano fuori casa, però sapevamo, ecco, di questa spensieratezza tattica da parte dell'allenatore Stramaccioni, quindi eravamo pronti, ecco, ma non ci ha trovato assolutamente impreparati. Ecco, spensieratezza tattica, detto in questo modo da Stramaccioni. Sentite da Marotta, sentite la primissima reazione di Stramaccioni, davvero la prima domanda, la prima considerazione fatta. Senti, prima di sentire questa posso dire quello che come penso? No, sì, sì. Che Marotta non deve parlare di queste cose. Non è lui il tecnico, questa è una domanda che si fa al tecnico. Se la fai al direttore sportivo generale, chiamalo come vuoi, ti dice non fatela a me questa domanda, fatela a quell'altro. Okay. Detto da te, insomma, non avrebbe dovuto rispondere, primo. Ha ragione Sandro. Un attimo solo, ascoltiamo anche Stramaccioni, poi commentiamo tutti quanti assieme. Stramaccioni, il primo passaggio sempre a Sky, prima domanda, primo argomento verte su quello, guardate toni e parole di Stramaccioni a Sky. No, io ho cercato di preparare la partita nel miglior modo possibile ed è anche fastidioso sentire fare dell'ironia anche prima della partita dai dirigenti della Juventus sull'atteggiamento tattico dell'Inter, però loro sono fatti così, va bene così. Penso che poi a fine partita magari la pensa diversamente il dottor Marotta. Dopo la partita, così mettiamo a posto i tasselli, sì, Marotta ha commentato il commento di Stramaccioni. Allora sentiamo, riferite le parole di Stramaccioni, che cosa ha avuto da dire, come si è giustificato? Se ne aveva bisogno. Forse Marotta dice di non averne avuto bisogno. Ascoltiamo cosa ha detto, sempre a Sky. Stramaccioni, che si è sentito chiamato in ballo con una certa derisione nel momento in cui lei nel prepartita ha detto la spensieratezza di Stramaccioni. Se vuoi far polemica la faccia tranquillamente, la spensieratezza era sinonimo, era un complimento addirittura, perché intendevo dire che era molto sereno, in quanto venire a giocare a Torino con tre punte non è da poco, dimostrava coraggio. Avevo anche fatto una premessa importante dicendo che stasera avrebbero giocato due ottime squadre, quindi più complimento di così. Non era ironia, dice Marotta. Ma non è vero. Io non sono. Vabbè, aveva la retromarcia adesso. Aveva la retromarcia. Marotta, forse lui è abituato prima della partita a essere molto contento, perché poi forse sa che durante la gara magari c'è sempre qualcosa che gira a loro favore, no? Però questa volta, nonostante anche in questa occasione ci fosse stato qualcosa a loro favore, dopo si sono presi tre gol. Cioè, e tu dici che quindi c'era ironia nelle parole. Certo, ma... Oh.